La serie Nexus è morta, ora ci sono i nuovi Pixel, degli smartphone fatti al 100% da Google. 100%! Sono stati presentati circa 2-3 giorni fa, non credo sia molto importante la data, e sono praticamente i successori del Nexus 5X e 6P, che comunque erano stati dei Nexus così così, ma dei buoni dispositivi, diciamo. Il prezzo era un po' altino, ma quando si sono assestati sono diventati competitivi, a parte il 6P, che secondo me, a parte essere un discreto telefono, non è mai riuscito a imporsi sul mercato. Il Nexus 6 ancora prima mi ha fatto schifo, e l'ultimo vero Nexus, un po' come dicono tutti, è il Nexus 5, che io ho anche utilizzato per un anno e passa, e devo dire che è stato un gran telefono. Adesso Google ha cambiato tutto, in realtà non ha cambiato niente, solo apparentemente ha cambiato per dire che fa uno smartphone tutto suo. Sul retro non c'è più scritto LG, HTC eccetera, c'è scritto un LG. Il problema è che esteticamente sono orrendi. Non mi viene altra parola per descriverli, c'è di peggio, tipo gli ultimi Lenovo, Motorola, ma questi hanno portato l'orrendo ad un livello, diciamo, diverso. Innanzitutto non ho capito che senso ha la barra sotto enorme, non sto parlando di quella dei tasti, sto parlando proprio di cosa c'è sotto ai tasti, che non ha senso di esistere perché non c'è né un sensore di voce digitale alla Samsung, non c'è né un tasto all'iPhone, non c'è proprio niente lì, quindi non ne ho capito il senso. Sul retro c'è questa specie di doppio colore, diciamo, con una finestrella che, da quello che ho capito io, è in vetro, o comunque lo spero, visto il costo, che sostanzialmente non mi piace per niente, quindi vabbè. Inoltre è stato criticato il fatto che questi nuovi Pixel sono molto simili agli iPhone. Se devo dirlo, io in nessun telefono trovo somiglianze con gli iPhone, non so, tutti ce le vedono, ma io no, per me sono semplicemente brutti. E anche l'iPhone è brutto, quindi se volete questa può essere una somiglianza. All'interno troviamo in entrambi i dispositivi uno Snapdragon 821, che è praticamente l'ultimo ritrovato in fatto di potenza per smartphone Android, con 4 GB di RAM, 32 o 128 GB di memoria, da quel che ho capito io, un po' no sense, e la fotocamera con il sensore nuovo Sony, il 378 mi sembra, che ha anche il Mi 5S. Poi oltre a quello una batteria da 2700 mAh mi sembra sul Pixel, invece sul Pixel XL ci dovrebbe essere una 3400 qualcosa, insomma, non grandi batterie a guardare i numeri. Come display 5 pollici per quello normale, 5.5 per quello XL, per quello grasso. Lo spessore è di 8,5 mm per entrambi, questo va un po' a cavallo con tutta la struttura. Insomma, una roba brutta deve essere anche spessa alla fine. Io non trovo nulla alle caratteristiche tecniche e immagino che con il nuovo Android 7.1 queste specifiche voleranno che è una meraviglia. Certo, facile direte con Android stock, ma comunque così è caratteristica di un Nexus o Pixel che sia, andare molto fluidi, veloci, probabilmente sfrutteranno anche bene la camera e tutto il resto delle specifiche. Però il vero problema, oltre alla pessima estetica che danno questi telefoni, è il prezzo. Google per questi fantastici dispositivi parte da una base di 700 euro qualcosa per il Pixel, mentre per il Pixel XL vuole quasi 900 euro per la versione a 32 e addirittura 1.009 euro per la versione da 128 GB. Non ho idea delle droghe che siano state prese a riguardo, nemmeno gli ultimi due Nexus costavano così tanto e già per me quelli erano diversamente costosi. La serie Nexus è stata una serie, diciamo, economica con il 5, ma poi ha preso la strada dell'aumentare sempre di più il prezzo. Secondo me caleranno molto molto in fretta perché quei soldi non li valgono, soprattutto per le caratteristiche, e poi c'è la concorrenza cinese, Mi 5S, Mi 5S Plus, Mi 5 e comunque tutti gli altri dispositivi tipo le Echo, Max 3, cose così, che hanno praticamente le stesse specifiche ma costano la metà e in questo caso quasi la metà della metà. Quindi la scelta credo che ricadrà su quelli piuttosto che questi Pixel. Anche da parte mia li stavo aspettando, però già sapevo di alcuni render che li hanno definiti orrendi e in effetti non sbagliavano, sono proprio orrendi. Considerate che un iPhone 7 Plus 128 GB, praticamente il più costoso, quasi diciamo, viene a costare 1.049 euro e già sono considerati prezzi folli, eppure ne hanno venduti tantissimi. Di questo Pixel Google prevede di venderne 4 milioni o quel che è, e dubito fortemente, cioè perché dovrei desiderare 32 giga di memoria spendendo quasi un millino, non l'ho capito. Quindi questo è quello che penso sui nuovi Pixel. Se volete dirmi la vostra, se magari li reputate belli o se reputate che il prezzo sia giusto in rapporto alle specifiche,
potete venire a scrivermelo, sono sempre pronto a flemmare un po' con voi. Per questo video io vi lascio e ci vediamo alla prossima.